noi vogliamo ricordare Gabriele Sandri, perché da 4 anni per noi quell'11 novembre per la nostra curva è stata una giornata molto molto particolare. Questa giornata è stata per noi una delle più brutte in assoluto, 22 ragazzi in carcere, di cui Paolino Giavazzi, che non è qui stasera, disabile a una gamba, con le vene varicose, 140 kg con un cagnolino, uno che in carcere gli hanno detto: ma chi ti ha arrestato te? Ma come si fa? È stato arrestato tutto il nostro gruppo portante, di cui gente non era neanche allo stadio, perché viviamo di televisioni, siamo sulla gogna. A noi ci interesserebbe che la città si sveglia. Questa giornata è stata per noi veramente triste da un lato, ma nobile da un altro. E questa nobiltà noi a Gabriele, la famiglia ha chiamato oggi ringraziandoci, oggi hanno finalmente, grazie anche al nostro aiuto, messo la targa ricordo all'autogrill Badia d'Alpino ad Gabriele Sandri, questa l'hanno messa oggi. Con questo noi quella giornata lì ce la siamo addossata, da 4 anni che ricordiamo Gabriele, la sua famiglia ringrazia, è come se fosse qua, ma sta tornando dall'autogrill Arezzo, quindi il nostro minuto di silenzio che vogliamo fare adesso è tutto per Gabriele Sandri, la sua famiglia e anche per noi.